Dal libro dei Proverbi. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura l'anellino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero. Stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà, c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti, siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre.
Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio. In quel tempo Gesù disse questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Dopo molto tempo il padrone tornò e volle regolare i conti. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne portò altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, ecco, signore, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Il padrone gli rispose, Servo malvagio e pigro, avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Cari fratelli e sorelle, molti anni prima di Cristo, un uomo saggio chiese a Dio, aiutaci a contare i nostri giorni e saremo saggi. Insegnaci a tenere presente che gli anni della nostra vita sono 70-80 per i più robusti. E ci ha consegnato questa riflessione nel Salmo 90 da lui composto. Se non teniamo conto di questa verità, rischiamo di comportarci come quell'uomo che ha costruito la casa, cioè la vita sulla sabbia. E come le vergini stolte di domenica scorsa che hanno consumato i loro anni nell'inconsistenza. È su questa verità che Gesù vuole farci riflettere con la parabola di questa domenica. Il racconto ci presenta 4 personaggi. Il primo è il padrone, che prima di andarsene lascia la sua eredità in mano ai servi, perché la facciano fruttificare secondo le proprie capacità. Questo padrone in realtà è Gesù, vero volto del Padre, che nella sua misericordia si fida di noi e ci lascia questa eredità. I 3 servi, naturalmente, sono i discepoli che hanno deciso di vivere, almeno per i primi 2, secondo il mondo nuovo, cioè il regno di Dio scaturito dalla pratica della sua parola. Il primo aspetto importante della parabola sono i servi. Gesù, chiamando i discepoli servi, vuole che questi siano partecipi al suo progetto di salvezza. Gesù non è il Dio che ci chiede prestazioni lavorative e alla fine ci offre una paga, ma è il Dio che ci vuole come Lui. Non siamo mercenari o braccianti, ma servi. I servi, nella scrittura, sono coloro che hanno giocato la vita per realizzare l'opera del Signore. Servo è Mosè, Davide, servo è San Paolo, serva è Maria. Bisogna chiederci se noi viviamo la fede come servi o come mercenari. Pensiamo che dobbiamo svolgere un lavoro per poi avere alla fine della giornata una ricompensa o la causa del Vangelo è per noi vitale. Tante volte il rischio è di vivere nella casa del Padre come il figlio maggiore della parabola del Padre Buono. La fede non è un fare per avere, ma un vivere per essere. In prima battuta non è quello che verrà, ma se sono dentro la causa del Vangelo. Il secondo aspetto è l'eredità che il Signore lascia ai suoi servi. La parabola ci parla di talenti. Il talento non è una moneta, ma un'unità di misura pari a 30 kg di argento, cioè quasi a 20 anni di paga di un lavoratore al tempo di Gesù. Un'eredità enorme anche per chi ha ricevuto 1 solo talento. Dobbiamo a questo punto chiederci in che cosa consiste l'eredità. Uno degli errori che si può commettere è pensare che i talenti siano le capacità dell'uomo,
come un certo carisma, l'intelligenza, una particolarità in qualcosa in cui siamo bravi, insomma, qualcosa che appartiene a noi. Ma il testo ci dice che l'eredità è data in base alle capacità, dunque è un'altra cosa che non appartiene all'uomo, ma gli viene donata. Adesso, se spulciamo i Vangeli, cosa ha lasciato Gesù? Gesù, per esempio, ha lasciato la pace, vi do la mia pace, ha dato ai discepoli la forza di combattere i demoni e di guarire le malattie, ci ha lasciato il comandamento dell'amore. Ma se andiamo in profondità nel testo, troviamo un verbo greco molto importante, paredochen, consegnò, che ritorna nel Vangelo di Giovanni sotto la croce, quando Gesù, prima di morire, appunto, consegnò lo Spirito ai suoi discepoli. E questa è l'eredità. Il talento è lo Spirito dato all'uomo perché le sue capacità siano elevate alla pienezza, siano esercitate per il bene massimo. Se ci pensiamo, senza questa eredità, Gesù cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato una grande testimonianza d'amore, mostrandoci attraverso la croce che l'amore è vero solo quando si dona la vita. Il problema per noi come siamo fatti è riuscire con le sole nostre forze a essere come Lui, a vivere realmente questo amore, perché la carne tende a ben altro. Allora capiamo che lo Spirito è fondamentale per vivere la vita divina, la pienezza dell'amore. Dobbiamo chiederci allora se siamo consapevoli di questa grande eredità o preferiamo invece vivere secondo la carne, che ahimè ci porta fuori strada. A questo punto la parabola ci dice come gestire questa eredità. I primi due servi immediatamente si mettono in moto per far fruttificare l'eredità, non aspettano tempo. Quel subito è la radicalità di chi ha capito il valore che ha in mano. Le capacità possono essere utilizzate o per il male o per il bene. Se io ho un'intelligenza straordinaria e la metto a disposizione del male, non posso fare altro che distruggere. Ma se io la metto a servizio del bene e quindi all'eredità di Gesù, la mia intelligenza servirà a salvare vite, a fare del bene. Il frutto dello Spirito è sempre l'amore. Se noi ci facciamo guidare da Lui, il mondo cambia, altrimenti peggiora. A Dio non interessa il quanto noi riusciamo a realizzare, anche perché le capacità sono diverse da un uomo all'altro. A Lui interessa solo la gioia di vederci felici nello spendere la sua eredità perché anche il poco possa creare frutti buoni. Il terzo servo non ha capito che l'eredità non serve per far guadagnare a Dio qualcosa, ma semplicemente a rendere l'uomo gioioso. Purtroppo la traduzione italiana rende l'incontro tra i servi e il padrone come un esame, un interrogatorio. In realtà è semplicemente un colloquio amorevole per vedere solo cosa hanno fatto dell'eredità. I primi due servi non dicono abbiamo lavorato e guadagnato per te questa cifra, ma io ho guadagnato questo per me. Dunque i primi servi hanno capito che vivere secondo l'eredità è per loro e per rendere piena e gioiosa la vita. Il terzo servo invece ha un'immagine bruttissima di Dio e da questo costruisce la sua vita illusoria. Per lui Dio è un padrone e non un padre, che vuole delle prestazioni che lui non può dare ed è per questo che preferisce sotterrare l'eredità. Non vive secondo lo spirito, ma secondo le idee umane. Quest'uomo non ha capito che l'eredità è un dono per la vita dell'uomo, che l'amore non va guadagnato, ma solo vissuto, solo accolto. Il Signore dice ai primi due: servi buoni e fedeli. Buono è solo il Signore, dunque se il servo è buono significa che sta vivendo come Dio ed è fedele perché sta spendendo la sua eredità secondo il vero fine. Realizzare pienamente la vita. Il terzo servo è invece malvagio perché non ha capito che Dio è amore, non un legislatore senza scrupoli. È infingardo perché non ha speso la vita per i fratelli, è inutile perché ha sprecato la vita in quanto non l'ha vissuta per amore.
Mettere l'eredità nella banca significa spendere le proprie capacità con la grazia dello Spirito Santo nella comunità. Quest'uomo si è giudicato da solo ed è per questo che si è escluso dall'amore eterno di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.